Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video, ma innanzitutto andiamo a salutare gli iscritti da Instagram, grandissimo Bertoli Francesco e Andrei 85667, grazie mille. E come commento divertente, ha vinto Brandoz, grazie mille del commento. Oggi signori siamo qui per raccontare la vera storia di Capitan Blazer. È chiamato veramente Samuele Matteini, il suo nome di anagrafe. Samuele Matteini, ovvero Capitan Blazer, o anche conosciuto come Cap direttamente, Capitan Blazer ha iniziato il suo canale come tutti quanti parecchi anni fa. Lui aveva aperto un canale chiamato, mi pare, Capitan Blazer Official, che era il suo canale appunto ufficiale, in cui da zero iscritti ha iniziato a pubblicare video e video di Minecraft. Praticamente spendeva il suo tempo in alcune live di Minecraft. Herobrine. Sicuramente tutte le persone che giocano a Minecraft avranno sentito almeno una volta questo nome. Infatti Herobrine è sicuramente l'entità più conosciuta di Minecraft. Un'altra ipotesi su Herobrine è che fosse uno dei cinque. Esatto, si crede che Herobrine sia... Poi mi ricordo faceva le vanille, ha fatto dei grief, ha fatto comunque un po' di intrattenimento su Minecraft. Vabbè, dei video abbastanza conosciuti su Minecraft fino ai 25.000 iscritti, mi pare. Un giorno d'estate, mi ricordo, lui e la sua famiglia decidono di andare in un'isola, non mi ricordo esattamente dove, però era un'isola forse nell'oceano Pacifico, non lo so. Questo è Tenerife, che è appunto la località in cui mi sono recato in questi giorni, dal 10 al 18, che è appunto oggi. Nel posto in cui era stabilito c'erano delle navette, però non navette nel senso navi, nel senso che c'erano dei furgoncini che portavano gruppi di persone a tot, quindi c'erano questi furgoncini appunto dedicati per il trasporto delle persone. Sono appoggiato al cartello, non so il motivo, e quello che è successo è che o sono inciampato nella valigia dietro, e questa cosa non me la ricordo, me l'hanno raccontata i miei. Comunque il fatto sta che qua dietro c'era una valigia di un'altra persona, io ci sono inciampato, non so perché ho avuto uno svenimento o qualcosa del genere, sono caduto qui, più o meno in questa striscia qui, la strada in pendenza. Vedete che la strada in pendenza? Mi ricordo che era molto assetato, quindi probabilmente, non lo so, avrò avuto uno shock idrico, raga. Avrò avuto uno shock idrico, non lo so, raga. Praticamente lui ha perso i sensi, non lo so, ha avuto un calo di acqua nel sangue, non lo so, raga, non me lo chiedete, non sono un medico. Finendo in maniera orizzontale sulla strada, lui praticamente era finito tipo... c'era una foto che purtroppo era su un vecchio gruppo Telegram, lui era finito così, tipo, così. Così, cioè la mano destra più alta è così, in questa maniera. Cosa succede? Lui cade per terra, la gente subito si accorge, però lì per lì non fa niente, e passa lì la macchina che doveva andarli a prendere. La macchina, non vedendo Capitan Blazer per terra, ovvero Samuele, fortunatamente gli passa sopra, però non gli passa sulla testa, quindi la ruota... Praticamente lui era sdraiato così, la ruota gli passa qua, dalla spalla. La macchina mi ha preso in pieno da qui, dalla spalla, da questa spalla qui, infatti avevo il segno, fino alla praticamente costola qua giù, fino ai piedi due volte con la ruota anteriore e posteriore. Poi è stato tutto un casino perché sono intervenuti le persone lì sul posto, non ce l'hanno portato. Io mi ricordo perché c'era un gruppo Telegram in cui avevano mandato un sacco di foto, erano le foto dei genitori che però poi lui ha postato, quindi... c'era proprio tutta la storia. Adesso non so più se questo canale Telegram esiste, ma non ci sono più da anni. Lui comunque va in ospedale lì sul posto e lo tengono 3 giorni. I medici dicono che era abbastanza grave, perché alla fine una ruota di un furgoncino auto gli passa praticamente addosso. Comunque alla fine, dopo 3 giorni, lo dimettono. E lui si riprende, allora decide di fare un video in cui spiega tutto pure lui. Era messo così sul letto con tutti i tubicini che entravano dal naso. Mi ricordo erano brutti periodi, bene o male comunque fortunatamente si è ripreso. Dopo che lui ha pubblicato il video, signori miei, vi devo dire che il video gli è andato molto bene, ma assai. Piano piano nel tempo era diventato abbastanza, diciamo, virale, comunque era visto praticamente da tutti, quindi lui col tempo è salito. Poi infatti il video dell'incidente fu la spinta
del suo successo odierno, del suo successo di oggi. Quindi poi vabbè, cresce, ci sono live, ma poi dopo tutto quel periodo lo conoscete tutti. Arriva un certo punto della sua carriera in cui, diciamo, dopo vabbè c'è Zerbian, così, Samu, quello di Fortnite, che era molto forte, vabbè, comunque c'è tutta una dinamica che adesso io non è che ho seguito ogni giorno per filo e per segno tutta la sua carriera, però comunque l'ho vista. Un bel giorno Octi, che molto probabilmente lo conoscete tutti, che adesso stanno nella villa e poi vi racconterò della villa, aveva fatto un video, diciamo, dissing contro Capitan Blazer, ma era stato fatto per lo scopo di fare hype, dissing, views. Molto molto intelligente. Si riferisce a me. Ma l'intelligenza e la furbizia non sono sinonimo di maturità. Infatti è un immaturo. Quindi praticamente in questo punto lui mi avrebbe definito un immaturo. Sentite che cavolate spara ora, eh. Se questa, raga, questa è bella. Ora è normale. Io ho 20 anni, lui ne ha 5 in meno, quindi ha fatto questo video contro Capitan Blazer in cui ha parlato 10 minuti di cretinaggini. E quindi Capitan Blazer poi risponde, poi ci sono i dissing, poi c'è la pace, poi arriviamo al giorno d'oggi, che li vediamo nella loro maestosa villa. Perché come voi sapete, adesso da questo mese circa si sono trasferiti in una villa. Ma adesso, signori, vi racconto la vera storia anche della villa, perché so com'è andata per filo e per segno. Capitan Blazer voi conoscete, ma non è l'unico. Capitan Blazer, Zerbian, Octi, possiamo mettere anche qualcun altro, però adesso non citiamoli tutti. Voi lo sapete che loro nelle live, comunque, lasciando il fatto che hanno un comportamento un po' strano, soprattutto non lo voglio specificare, però non siamo qui per giudicare se vogliono soldi o non li vogliono, comunque possiamo dire che comunque guadagnano un bel po' a live. Comunque tutte e tre sono dei grabbatori proprio di money. Ragazzi, nelle live. Jacopo, tutto regolare. Jacopo! Loro nel tempo fanno un sacco di live. Poi ci sono anche delle cose che non vi racconto, però vabbè, queste lasciamole, perché comunque io stimo tutti. Però comunque loro fanno un sacco di live, guadagnano dei bei soldini, si fanno iscritti, si mettono d'accordo un po' dopo il coronavirus, raga, dopo questa emergenza di quarantena. Con i soldi delle live decidono di prendere una villa, ma prendere, attenzione signori, non l'hanno comprata e non è costata neanche 3 milioni. Loro hanno preso in affitto una casa, di una villa di un albergo. Dice l'hanno comprata 3 milioni, così qualcuno gli... No, raga, non è stata comprata, non è costata 3 milioni, questo ve lo posso garantire. Sono semplicemente in noleggio, in affitto. Loro sono in affitto, stanno pagando l'affitto e quindi sono in quella villa. Magari un affitto alto, per carità, perché saranno 2 chilometri quadrati. Adesso vi voglio far vedere un po' cosa ne pensano i loro iscritti di questa maestosa villa da, diciamo, 3 milioni di euro, anche se non è costata 3 milioni perché sono in affitto. Però comunque adesso vi faccio vedere un po' i commenti delle persone. 3 milioni per una villa, ma fammi il piacere, una villa sta al massimo sui 500.000 euro, più grande e più bella della tua. La mia casa è più grande, senza l'accento. Che bomber, hai rotto di intasare YouTube Italia con i tuoi video fake e con i tuoi amichetti, che anche loro super fake. Se quella villa fosse costata 3 milioni di euro, saresti già sul lastico. Like chi è con me. Quindi vabbè, raga, sono praticamente tutti un po' così, che si lamentano, perché comunque Capitan Blazer è un bravo ragazzo, però poteva evitare questa cosa della villa da 3 milioni. Quindi, raga, avete capito magari che qualcuno se la può prendere. Raga, il problema è che quando loro fanno le live, in particolare c'è stata una vicenda con Zerbian, adesso ve la racconto e poi concludiamo. Zerbian una volta si è pure donato da solo per far sì che le persone donassero più di lui, e quindi lui avrebbe ricevuto un sacco di donazioni, ma poi le ha ricevute. Gente che comunque col coronavirus ha avuto problemi economici, quindi raga, evitiamo magari di sperperare i soldi in donazioni, magari
Ovviamente tutti possono donare, però non botte da 3.000 euro. Ecco, già guadagnano parecchio, raga. Vi invito a lasciare un bel like, raga, lo sapete, ne chiedo 100. Mi raccomando l'iscrizione, che siamo sempre fermi con gli iscritti. Qui è Giova, raga, che vi saluta. La campanellina, trovate tutti i link in descrizione. Signori, commentate e noi ci becchiamo in un nuovissimo video.